Siamo? Sì. Allora, possiamo iniziare? Sì. Allora, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questo meeting pomeridiano dell'Otodi e oggi tratteremo le fratture complesse di polso, appena riusciamo a... Eccoci, sono Michele Rampoldi, dirigo un'unità operativa complessa di chirurgia della mano al CTO di Roma e saluto ovviamente il dottor Pier Giuseppe Zampetti di Pistoia, mio moderatore, e la dottoressa Elisabetta Mino, rappresentante degli specializzandi che ci esporrà un caso clinico. Allora, dicevamo fratture complesse, ma cosa sono queste fratture per dire complesse? Sono fratture che abbiano una serie di caratteristiche come l'interessamento articolare, la pluriframmentarietà, talvolta la perdita dei rapporti articolari, eventuale coinvolgimento della porzione della fiesaria, perdita di sostanza ossa e eventuale associazione con lesioni dei tessuti molli, in particolar modo le lesioni legamentose. Gruppo pertanto molto eterogeneo, ma che ha come caratteristica comune quella dell'instabilità, e l'instabilità sappiamo che è quello che ci dà l'indicazione ad un intervento laddove una frattura instabile ha un'alta incidenza di perdita di riduzione a seguito di un trattamento incruento e per cui ci dà fondamentalmente un'indicazione chirurgica. Sappiamo quali sono i criteri fondamentalmente descritti già da tempo dalla Fontaine di instabilità, questi probabilmente già li conoscete: l'interessamento articolare, la comminuzione, un'angolazione dorsale maggiore di 20 mm, l'accorciamento radiale maggiore di 2 mm, il coinvolgimento della radionare distale e per ultimo l'età. Età che è un fattore di instabilità molto importante. Sappiamo che queste fratture possono essere legate a traumi ad alta energia in pazienti giovani, ma anche a traumi a media bassa energia in pazienti con ossa fragili. E è stato valutato come l'età, appunto, in considerazione della qualità dell'osso, sia un fattore di instabilità molto importante. Quali sono ovviamente gli obiettivi del nostro trattamento? Ce lo dice le raccomandazioni dell'AOS, cioè la Società degli Ortopedici Americani, che un po' ormai è stata accettata da tutti. Noi dobbiamo mirare al ripristino quanto più possibile della normalità anatomica della radiodistale e del polso. Possiamo tollerare alcune cose: un accorciamento radiale inferiore ai 3 mm, un'inclinazione radiale maggiore di 10 gradi, un dorsal tilt inferiore a 10 gradi e un gradino, uno step o un gap inferiore ai 2 mm. Perché queste misure? È stato dimostrato che i fattori che maggiore sono correlati all'outcome sono l'accorciamento radiale, in quanto determina degli importanti alterazioni della radiulnare distale, e tanto maggiore è l'accorciamento e tanto più alta la percentuale di cattivi risultati, e la congruenza articolare, dove non solo abbiamo un problema di tipo radiografico, cioè una incidenza di una degenerazione artrosica che ben si evidenzia radiograficamente, ma questo è anche stato visto più recentemente correlato al risultato clinico. È chiaro che per questo tipo di fratture un inquadramento quanto più accurato possibile è fondamentale per un trattamento corretto. Qui vediamo in alto la teoria delle tre colonne, che è una teoria ormai un po' datata, che rimane valida, ma che si basa su un criterio anatomico radiografico. Attualmente la TAC ci ha molto cambiato la visione di queste fratture, ce le ha rese molto più identificabili, ce le ha fatte capire molto meglio. E diversi lavori hanno cercato di classificare e di capire meglio in base a un criterio TAC queste fratture. Addirittura un lavoro ancora più recente ha evidenziato come in relazione a un criterio TAC sia possibile non solo determinare quale tipo di trattamento, ma anche quale mezzo di sintesi e la tipologia del mezzo di sintesi impiegare. La priorità e l'assoluta necessità di eseguire un attacco in queste fratture ci è chiaro da una serie di lavori che comparano
la capacità dell'ATAC rispetto alle radiografie di visualizzare eventuali alterazioni della piana articolare, ma è anche ben chiaro da questo esempio una frattura evidenziata radiograficamente. Vedete alla TAC la stessa frattura come appare in maniera diversa, e da qui il trattamento. Di tutti questi frammenti la chiave di volta rimane il frammento ulnare, la faccetta del semilunare, che però sappiamo può interessare, la frattura può interessare la porzione volare in maniera importante o la porzione dorsale. Questa distinzione se la possiamo valutare solo attraverso un esame TAC. Vedete la differenza fra un esame radiografico che ci dice solo la tipologia di frattura, ma non l'esatta localizzazione. Perché è importante la faccetta del semilunare? Sappiamo bene perché, oltre a determinare una possibile incongruenza articolare, determina spesso un'alterazione dell'orientamento della superficie del radio ulnare distale con alterazione della pronosupinazione. Oltretutto, questa porzione del radio distale è anche quella un pochino più complicata da sintetizzare, anche quella dove più frequentemente assistiamo ai fallimenti per una incorretta riduzione o incorretta posizionamento della placca. Laddove posizioniamo la placca in maniera corretta, tutto diciamo può tende ad andare bene. Ovviamente uno studio TAC ci dice come l'incidenza di queste fratture sia molto varia in relazione alla tipologia della frattura. Le fratture a maggiore incidenza sono quelle che separano, vedete, la porzione anteriore da quella dorsale. Una percentuale non indifferente riguarda la porzione dorsale della fascetta del semilunare. Più rare sono le fratture marginali anteriori di questa porzione. Fratture marginali anteriori che però sono anche quelle a maggior instabilità. Di queste ci farà vedere un bel caso la dottoressa Mino. Sono fratture che hanno, come diciamo, un'alta instabilità perché determinano lussazione volare completa spesso del carpo, e che la riduzione è spesso difficile e la perdita di riduzione è piuttosto frequente. Come ovviamente le placche tradizionali hanno difficoltà a sintetizzare questi frammenti marginali, per cui occorre ricorrere spesso a viti libere o a mezzi di sintesi appropriati o mezzi di sintesi disegnati specificatamente. Nelle fratture che interessano tutto il margine volare, ovviamente anche in questo caso vi è una complessità, perché la placca semplice non riesce a sintetizzare la frattura, e per cui dobbiamo ricorrere a delle placche conformate specificamente per il volar rim. Questo diciamo perché, appunto, perché la placca tradizionale, se noi la posizioniamo là dove dovrebbe essere, tende a non ridurre completamente la frattura, ed è facile che le viti possano andare in articolazione. Abbiamo pertanto bisogno di placche specifiche per questo tipo di fratture, per poter sintetizzare e portare a consolidazione al meglio questo tipo di fratture. Se utilizziamo per questo tipo di fratture una placca tradizionale, questo è spesso il risultato, e la necessità poi di dover ricorreggere la sintesi con una placca specifica. Vedete un altro caso in cui vi è una separazione importante della porzione marginale volare e della porzione dorsale. Questo tipo di fratture può essere sintetizzata esclusivamente anche per via volare, a condizione che si vada a posizionare in maniera corretta la placca e le viti. È importante ricordarsi che è stato dimostrato che questa costruzione non solo ha la posizione della vite più orizzontale, dà una maggior solidità al costrutto in questa tipologia di fratture. È importante però che le viti, in questo caso, laddove abbiamo una separazione fra la porzione volare e marginale, siano di adeguata lunghezza.
Tuttavia, noi dobbiamo considerare che prendiamo dei rischi nel posizionare questa placca perché non andiamo a posizionare la placca dove in realtà dove dovrebbe essere nella sua posizione ideale, che è quella di sufficientemente distale da garantire il supporto subcontrale, ma non da evitare gli impingement tendini. Sappiamo che i rapporti estremamente stretti fra il margine distale della placca e i flessori, in particolare il flessore lungo del pollice, e il rischio di rotture stesse del tendine. Questi sappiamo dal lavoro ormai ben conosciuto da tutti di Song, come la posizione della placca determini un rischio diverso a seconda della posizione e anche della tipologia della placca di rischio di rottura tendinea. E questo problema è stato anche evidenziato da lavori anche più recenti, che comparano il rischio di rottura tendinea in relazione alla tipologia della placca e ci fanno vedere come la zona di rischio centrale, sia quella dove passano appunto il flessore del pollice e il flessore del secondo dito, che sono i tendini a maggior rischio, e che alcune tipologie di placche, come queste disegnate specificatamente proprio per evitare un pochino il rischio di impingement tendineo, possono minimizzare. Sappiamo che le complicanze tendinee sono quasi sempre legate a un incorretto posizionamento della placca, posizionamento della placca che spesso è legata a un errore di tecnica, a un errore di riduzione, spesso è legata a un errore di riduzione proprio laddove non si riesce in genere a correggere sufficientemente l'angolazione dorsale del frammento. E in questo caso vedete come due placche in carbonio che ho utilizzato in passato, una aveva ridotto in maniera soddisfacente il tilt volare, una meno. E vedete che si crea una prominenza indiretta della placca, tracciando le linee tangenti al margine anteriore del radio distale. Questo che cosa comporta? Una guarigione soddisfacente della frattura, sia in termini radiografici che in termini clinici. Ma a distanza di tempo, l'insorgenza di una tumefazione volare del polso, una tenosinovite, ben evidenziata ecograficamente. Ecco, è importante in questi casi, laddove abbiamo il rischio di impingement tendineo con la placca, che questo rischio sia costantemente seguito, non arrivare alla rottura del tendine, sia seguito ecograficamente. E che forse dovremmo in questi casi aumentare un pochino il numero di rimozioni di queste placche, perché la rottura di un tendine è un evento che determina un possibile risultato cattivo nel paziente in maniera abbastanza importante. E tutto ciò che noi facciamo per il tendine spesso non porta a un ripristino della normale funzione. Per ovviare per esempio, alla perdita del tilt volare, vi è una tecnica, questo è un piccolo trucco che agli ortopedici spero possa essere utile. Questa tecnica che gli anglosassoni definiscono lift off è stata presa dalla correzione delle malconsolidazioni, cioè dalle osteotomie correttive del radio. Si posiziona la placca in modo da sintetizzare per primo la porzione distale, da conformarsi alla porzione distale, si posizionano le viti nella porzione distale. E poi successivamente si riduce lo stelo della placca sulla diafisi con una pinza da osso, in modo da garantire attraverso la
la conformazione stessa della placca, il ripristino di una normale anatomia in relazione al disegno della placca stessa. È importante, dicevamo, la lunghezza delle viti e sappiamo da degli studi anatomici che queste viti possono andare a lesionare i tendini estensori, altra patologia tendinea possibile complicanza di queste placche. E per ovviare a questo inconveniente, alcuni studi hanno dimostrato che nelle fratture extraarticolari è sufficiente posizionare una vite di lunghezza del 75% della lunghezza del radio in laterale e che ha lo stesso identico rigidità e la stessa identica stabilità rispetto a una vite più lunga. E questo, abbiamo detto, è importante a minimizzare il rischio di fratture, di lesioni tendinee, ma il discorso è: può essere questo stesso concetto applicato alle fratture complesse? Purtroppo no, purtroppo dobbiamo correre il rischio di andare a posizionare la vite di una lunghezza adatta a sintetizzare il frammento anche dorsale, che spesso è staccato dal frammento anteriore. Per cui abbiamo un rischio non solo nel trattare queste fratture, non solo di posizionamento della placca, ma anche di posizionamento di lunghezza delle viti, perché le viti devono essere sufficientemente lunghe da, come dicevamo, sintetizzare e tenere insieme i due frammenti, come vedete in questo caso. Un utile strumento per aiutarci nella riduzione, nella sintesi di queste fratture che presentano una separazione tra la porzione dorsale e volare, ci è data da alcuni strumenti, come ad esempio questa pinza di riduzione che viene posizionata sulla parte dorsale del radio, del polso, e schiaccia la placca vedete, un buon risultato anatomico. Questo è un caso che ho fatto, che vedete come la lunghezza delle viti sia proprio al limite della corticale, ma questo ci permetteva di sintetizzare il frammento dorsale. E lo stesso, un caso analogo, vedete anche in questo caso questo frammentino molto piccolo, che o si doveva ricorrere a un accesso dorsale oppure si sintetizza, ma avendo cura di posizionare le viti di lunghezza adeguata. Vi mostro un caso un pochino ancora più complesso, perché vi è una distruzione della superficie articolare. In questo caso, viene spontaneo chiedersi: ma una sintesi con placca è sufficiente? Può essere in grado di stabilizzare questa frattura? Può essere utile invece sintetizzare con un fissatore esterno? La mia esperienza in questo tipo di fratture con il fissatore esterno è un'esperienza che ormai è data qualche anno. In realtà mi dice che la fissazione esterna può ridurre in maniera soddisfacente all'inizio la frattura, ma tende quasi inevitabilmente a portare a una scomposizione secondaria. Per cui, se dobbiamo ritornare alla domanda fissatore esterno o ORIF, direi ORIF più fissatore esterno in questo caso. E così è stato fatto. La sintesi con una placca, ovviamente, per quel tipo di frattura è stata necessaria una placca per la volar rim, associata a una fissazione esterna in neutralizzazione, che ha portato alla guarigione della frattura e a un risultato funzionale, direi discreto, considerando ovviamente la partenza. L'assistenza artroscopica in queste fratture sta diventando uno strumento sempre più utilizzato e sempre più utile, che richiede ovviamente una certa dose di apprendimento, ma che vi assicuro dà degli ottimi risultati in termini di visualizzazione della frattura. Mi dispiace che non sia riuscito a caricare questo video, non sia riuscito a farlo partire, però vi volevo far vedere questa frattura operata recentemente, in cui la sintesi, diciamo una riduzione iniziale, manteneva questo
questa mancanza di congruità della superficie articolare, che è stata ridotta per via con l'ausilio artroscopico e poi sintetizzata successivamente. Se noi però andiamo a rivedere la letteratura degli ultimi 10 anni attraverso questa review sistematica, che cosa ci dice? Ci dice che l'artroscopia ancora non è certo se migliori o meno l'outcome di queste fratture. In realtà probabilmente ancora non è in grado di migliorare significativamente il risultato nel trattamento di queste fratture, ma che sicuramente è utile e ha una grossa utilità nell'identificazione delle lesioni associate, delle lesioni dei legamenti carpali e del radiulnare distale, e che tuttavia, a fronte di questo, ovviamente dobbiamo calcolare tempi chirurgici maggiori e un possibile maggiore tempi di immobilizzazione. Non tutte le fratture però possono essere sintetizzate per via volare. Alcune fratture, e in particolare queste, le fratture marginali dorsali, quelle della stiloide radiale e quelle associate a dei punch, hanno un'indicazione alla sintesi per via dorsale, indicazione che è assoluta se la superficie volare ovviamente è integra. L'accesso dorsale ci permette di arrivare, di valutare sia la porzione ulnare, la porzione centrale e la porzione radiale con l'impiego di placche specifiche per ciascuna di queste situazioni. Le fratture del margine dorsale sono l'analogo delle fratture del margine volare e determinano anch'esse una traslazione dorsale del carpo e la necessità ovviamente di una riduzione corretta e assolutamente anatomica per ripristinare i corretti rapporti articolari. Rispetto a un tempo, l'industria ci ha molto aiutato perché ci mette a disposizione delle placche specifiche, già in genere precurvate, per le varie tipologie di placche. Questo ci è sicuramente di molto aiuto, potendo utilizzare placche per le fratture del margine dorsale ulnare, placche per la porzione centrale. Doppie placche che vadano a sintetizzare sia la porzione ulnare che radiale. La porzione radiale è quella forse più rara come utilizzo di sintesi, questo perché molte di queste fratture sono abbastanza composte. Questa è una frattura scomposta, chiaramente scomposta. Questa è una frattura apparentemente composta, ma che se noi andiamo ad analizzare in TAC, vediamo la differenza fra questa immagine radiografica e l'immagine TAC. E in un paziente di età giovane, un paziente giovane, non credo che questa frattura possa essere lasciata così. E per cui si procede a una sintesi con una placca specifica. Questo tipo di lesioni della porzione radiale della stiloide sono lesioni che hanno un'alta incidenza di lesioni del legamento scafolunato, perché proprio perché la linea di forza passa attraverso lo scafolunato e spesso si ha appunto la separazione fra semilunare e scafoide per rottura del legamento. Ovviamente non è solo quello, ma quando vediamo questo tipo di fratture, anche fratture banali, bisogna sempre pensare alla possibilità di questa lesione. Questo per dirvi come non si deve esclusivamente guardare in queste fratture complesse l'immagine radiografica, ma pensare in relazione alla tipologia di frattura anche alla possibile incidenza di lesioni legamentose. Ovviamente un'altra possibile separazione del legamento scafolunato è dovuta alle fratture che hanno come meccanismo patogenetico la compressione assiale. Spesso le fratture a separazione fra la porzione dorsale e volare possono essere trattate, come dicevamo, semplicemente per via volare, ma non sempre la sintesi riesce a dominare sia i frammenti dorsali che i frammenti volari. In genere si procede per via volare e si utilizza la placca combinata dorsalmente quando
non si ottiene una riduzione soddisfacente del frammento dorsale, come in questo caso, o viceversa, come in quest'altro caso, si è partito per via dorsale pensando di riuscire a sintetizzare il tutto per via dorsale, in realtà si è avuto una scomposizione della porzione volare e per cui la necessità di utilizzare una doppia placca, che nonostante, diciamo, l'armatura determina una funzionalità discreta, soddisfacente, direi, in considerazione dell'età. Dobbiamo analizzare il fatto che nelle fratture complesse spesso vi è una lesione associata della radio ulnare distale che va dalla semplice lesione legamentosa alla frattura più complessa della testa o del collo dell'ulna. In relazione alla tipologia della frattura e alla sua scomposizione, ovviamente possiamo avere una instabilità o meno della radio ulnare distale, che è quella che poi ci interessa. È chiaro che fratture di questo tipo sono ad alto rischio di instabilità, o anzi hanno un'instabilità sicura. Meno sicuro è la possibilità di instabilità in altri tipi di fratture, per cui è sempre necessario un test di stabilità. Perché in tutte queste fratture dobbiamo sempre analizzare la possibilità e pensare alla possibilità di un interessamento legamentoso. Ovviamente, quale sintesi? Sicuramente la più stabile anatomica possibile, e non sempre è possibile fare una sintesi con vite per anfide da stiloide, certe volte il frammento è piccolo, in questo caso sono stati utilizzati due fili di Kirchner. O, quando possibile, l'utilizzo ovviamente di placche specifiche per la radio ulnare distale, in questo caso una frattura di estensione diafisaria, un buon recupero funzionale. Fratture sempre che interessano la testa, che possibilmente devono essere ridotte il più anatomicamente possibile, e questo anche in questo. Diciamo, ci aiuta la possibilità di avere delle placche specifiche per l'ulna distale, placche che si adattano, si modellano all'ulna, permettono con un gancetto di prendere anche la stiloide ulnare e ci danno una buona riduzione della frattura. Tuttavia, dico sempre che la sintesi di placche con l'ulna è una sintesi che non si può fare a tutti, perché nelle ossa molto osteoporotiche spesso la placca dell'ulna non ha una grande tenuta e si può avere una scomposizione secondaria, per cui in pazienti con fragilità ossea o con anche diciamo un mantello cutaneo che non ci dà una grande garanzia per affrontare un intervento a cielo aperto, anche una sintesi meno elegante, ma che può essere, diciamo, discretamente efficace con fili di Kirchner, può essere la soluzione del caso. E questo perché, come dicevo, non tutte le fratture possono, e non tutte le ossa, a mio avviso, possono essere trattate con una placca. Lo stesso caso, un caso un po' più datato, una frattura importante ad alta energia con estensione diafisaria che viene trattata con una placca e con dei fili di Kirchner alla rimozione, comunque un buon risultato funzionale finale. Take home message di questa chiacchierata: ovviamente gli obiettivi del trattamento rimangono quelli. Ripristinare la congruenza dell'articolazione, ripristinare la lunghezza del radio, l'inclinazione radiale, il tilt volare possibilmente, e in definitiva riportare alla precedente funzione, alla precedente qualità di vita. Che cosa noi abbiamo per trattare queste fratture complesse di radio distale? Innanzitutto dobbiamo ricordarci che è fondamentale inquadrare e identificare la frattura in maniera corretta.
e questo non può prescindere da un esame TAC della frattura, non può prescindere da capire esattamente la tipologia della frattura, l'eventuale presenza di frammenti affondati, l'eventuale presenza di separazioni di questi frammenti e di tutto ciò che la TAC, dei rapporti articolari, tutto ciò che la TAC ci permette di valutare. Secondo, bisogna avere a disposizione dei mezzi adeguati, cioè non si può pensare di affrontare delle fratture complesse di radio distale con una placca standard. Questo purtroppo non ci è consentito perché molte placche standard non riescono ad essere adeguate ad una ricostruzione il più anatomica possibile e a una stabilità. Qui dobbiamo avere placche per ciascun tipo di fratture. Bisogna considerare l'accesso non è solo volare, bisogna considerare la possibilità di una sintesi per via dorsale, bisogna considerare la possibilità di una sintesi per una sintesi con una doppia placca. Bisogna considerare cioè di avere una visione eclettica, ma di avere fondamentalmente a disposizione tutto ciò che ci garantisce la possibilità di coprire queste esigenze. E questo ovviamente grazie anche a quello che abbiamo a disposizione. Ovviamente guardare non solo l'osso, ma guardare anche altro della frattura, guardare l'eventuale rischio di lesioni legamentose associate, valutare ovviamente la stabilità della radio ulnare distale, ma valutare la possibilità di lesioni del legamento scafolonato. E in questo bisogna dire che l'artroscopia è un ausilio che è importante e che probabilmente sarà sempre più utilizzato. Ci vorrà un pochino di familiarità con questo strumento, dovremo calcolare dei tempi un pochino più lunghi, ma io reputo che sarà uno strumento che utilizzeremo sempre più nel futuro. Infine, conoscere che questi sistemi possono creare delle complicanze, sapere quali sono, sapere come evitarle, conoscerle e possibilmente evitarle anche attraverso un monitoraggio della frattura nelle fasi successive all'intervento, anche un monitoraggio in particolar modo ecografico delle possibili lesioni tendine e comprendere e cercare appunto di evitare queste complicanze. Infine, dobbiamo ovviamente adeguarci alle aspettative del paziente, capire chi abbiamo di fronte, non pensare che il paziente anziano, a mio avviso, abbia delle necessità minori, come spesso si dice che tollera si continua a dire che tollera bene le alterazioni anatomiche, è vero fino a un certo punto. E questo direi è il mio messaggio, se mi posso permettere, e vi ringrazio per l'attenzione e spero di essere stato nei tempi e cederei la parola al mio moderatore, il dottor Zampetti. Bene, grazie a Michele, grazie per la bella relazione, all'argomento ci appassiona. Io vi porto, prima di entrare sulle domande, un caso clinico. Così come la richiesta di Michele. Allora, tempo fa c'è stato un altro webinar, io e Michele ci siamo allegramente presi su un caso, sicché gliene propongo un altro abbastanza simile. Questo è il caso di un lavoratore manuale di 40 anni che si fa male cadendo da un'impalcatura sul lavoro, si fa male alla mano dominante e questo, vedete, è la frattura. Per quanto riguarda il preoperatorio, io ho diversi rimpianti per non aver richiesto TAC e pochi rimorsi, quindi forse una cosa su cui
non ci soffermiamo mai abbastanza, è la necessità di chiedere TAC preoperatori. In questo caso è stato fatto e vedete la frattura è una C3 con un interessamento del volo a rima e c'è una scomposizione. Quindi questi sono i temi, a parer mio, da prendere in considerazione sul caso clinico. C'è anche una frattura di scafoide che è composta e è la frattura marginale. La frattura di scafoide in questo caso va trattata perché se non la tratti devi immobilizzare il polso, cosa che è controindicata se operi il paziente. Allora, per quanto riguarda invece il volo a rim, io in genere mi comporto in questa maniera. Se la frattura è piccola, cioè se il frammento è piccolo, vado per uncini oppure per le ancorette o ancora posso mettere fili. Fili che si possono utilizzare anche nel caso di frammenti più grossi. Se però il frammento è grosso, posso utilizzare utilmente viti. A me piacciono più le viti normali, cioè non le viti di Herbert, perché la testa schiaccia la capsula aumentando la stabilità, oppure delle placche. Quindi io in questo caso il frammento è abbastanza grande, ho pensato di utilizzare una delle placche. La strategia che mi sono fatto prima di andare in sala operatoria è riduco da palmare, attraverso il focolaio di frattura da palmare, riduco la superficie articolare e cerco di fare tutto per via palmare. Questo è stato il mio pensiero con questa frattura. Come vedete, le cose non sono andate così. Questo è il caso, la vite messa nello scafoide, addirittura tre placche che possono sembrare molte, ma vi spiego perché le ho messe. Allora, il volo a rim l'ho stabilizzato con la placca volare, con un extra marginale di quelle che ci ha fatto vedere anche Michele. La placca, il frammento grosso dorsale è stato stabilizzato, è stato ridotto per via dorsale e stabilizzato con una placca dorsale. Vedete che la placca dorsale sembra oltre la linea articolare in anteroposteriore, ma di fatto se guardate in laterale non lo è. E vedete anche che queste placche con la doppia filiera offrono la possibilità di non mettere le viti nella filiera più distale e di metterla nella filiera più prossimale per andare molto vicino alla superficie articolare. Infine però ho dovuto mettere anche una placca nella parte più radiale dorsale perché non mi si riduceva la stiroide. Ecco come sono andate le cose. Quindi il messaggio quale può essere? Che le fratture complesse vanno trattate con tripla placca e con doppio accesso? Assolutamente no. Questo è un caso non uguale ma analogo. Vedete anche in questo caso la frattura è articolare, ha più frammenti. Passando per via palmare sono riuscito a ridurre tutto soltanto per via con una placca palmare e con il risultato clinico che vedete. Ecco, io con questo ho concluso il mio caso clinico e prima delle domande chiederei a Elisabetta di presentare il suo. Sì, buonasera a tutti. Non riesco. Vedete già perché non mi fa. Scusate. Ok, allora, il primo caso di cui vi parlerò è una frattura di polso di un uomo di 40 anni, lavoratore manuale, giunto alla nostra attenzione a circa 60 giorni dall'intervento chirurgico, quindi trattato in altra sede, e si presenta con dolore, ROM limitato e deficit di forza. Questa è l'RX a tempo zero dopo una riduzione manuale e confezionamento di apparecchio gessato. Questa frattura la possiamo classificare secondo la classificazione O, che non è la più comoda, ma comunque viene utilizzata come una 2R3B 3.3.
stata giustamente richiesta una TAC per un approfondimento diagnostico, cosa che va sempre fatta nelle fratture di radio distale articolari, e possiamo evidenziare una dislocazione del wall rim, ossia quel frammento che vediamo appunto sotto il semilunare. Il paziente viene quindi operato, è stata fatta una sintesi con una placca volare standard e al controllo post-operatorio possiamo apprezzare un ripristino dell'altezza del radio e del tilt radiale. Ma con un'analisi un pochettino più attenta vediamo che in realtà c'è un frammento che non è stato sintetizzato in maniera stabile e corretta, quindi non è stata fatta una riduzione completamente anatomica. A 30 giorni già si può evidenziare il fallimento della sintesi, vediamo che la colonna centrale del radio si è affondata e abbiamo un importante plus lunare. E ovviamente nell'altro laterale vediamo che c'è una lussazione del carpo. Il paziente è stato rimandato poi a un controllo radiografico a 60 giorni, quindi non è stato fatto niente, e questo è l'RX che abbiamo visto all'inizio, quando appunto il paziente è giunto alla nostra attenzione. Abbiamo quindi fatto una TAC preoperatoria per studiare le condizioni delle superfici articolari e valutare la frammentazione e comunque avere un quadro un po' più completo del fallimento prima di entrare in sala operatoria. Provando a spiegare quali sono state le cause del fallimento, vediamo che Medoff nel 2005 ha pubblicato un articolo dove esprime l'importanza dello studio di frammenti, quindi uno studio TAC, delle fratture, in quanto su questi frammenti si ancorano legamenti del carpo, per cui risulta essere fondamentale la loro riduzione anatomica e una sintesi stabile per restituire stabilità del polso. Qualche anno dopo, Brink, basandosi sul concetto delle tre colonne, sulla classificazione di Melone, introduce il concetto del key fragment, che già è stato trattato nelle relazioni precedenti, e ossia quel frammento che si sposta insieme al semilunare, e deve essere proprio quel frammento quello che va sintetizzato per primo. E inoltre ci fa notare che non è detto che questo sia il frammento più grosso che noi vediamo alla TAC, eppure risulta essere più importante. Ci viene detto anche che nelle fratture B3.3, appunto una frattura come quella del caso clinico, se il frammento del semilunare risulta essere inferiore a 15 mm ed esserci un plus ulnare superiore a 5 mm, allora avremo un'alta probabilità di fallimento se questo frammento non viene sintetizzato con una sintesi ad hoc. Nel nostro caso avevamo infatti un frammento piuttosto piccolo, 8 mm, non abbiamo l'RX prima della riduzione, ma immaginiamo che ci potesse essere comunque un plus lunare importante. Quindi sulla base di questi concetti possiamo in qualche modo spiegare il fallimento di questo caso, ossia il key fragment non era stato ridotto e sintetizzato adeguatamente ed effettivamente già al controllo post-operatorio avevamo visto che qualcosa non era esattamente andato come doveva. A questo punto però cosa si fa? Il nostro obiettivo è sicuramente quello di ridare forza e movimento, togliere il dolore al paziente, ma come lo facciamo? Allora, la riduzione e la nuova sintesi o un'artrodesi parziale radioscafolunata? Abbiamo optato per la riduzione perché comunque lo studio TAC abbiamo visto che la superficie articolare non era completamente rovinata, più del 75% era ancora una superficie articolare valida. Il paziente comunque è un paziente giovane, quindi riservare un'artrodesi parziale eventualmente nel caso in cui fosse fallito anche il nostro trattamento. Ovviamente a questo punto la discussione è che come si farà questa nuova sintesi? Utilizziamo una placca dedicata come quelle che abbiamo visto nelle presentazioni precedenti o facciamo una sintesi minima con un fissatore esterno e fili di Kirchner?
Abbiamo optato per una sintesi a minima per diversi motivi. Intanto il frammento era un frammento piccolo, comunque era un osso in cui già avevamo tolto un mezzo di sintesi e quindi una volta in sala operatoria, dove comunque siamo arrivati con più strumentari per essere sicuri di fare un buon lavoro, una volta ridotto il frammento sintetizzato con i piedi di Kirchner, abbiamo deciso di mantenere questa strategia, ma applicare anche un fissatore esterno che ci permetteva di scaricare la colonna centrale e aiutare quindi la guarigione ossea. Questo era il rex post-operatorio. Vediamo che abbiamo ridato un tilt radiale e non abbiamo più un plus to ulna e soprattutto il polso non è più lussato. Il paziente ha mantenuto il fissatore esterno 5 settimane e poi è iniziata la riabilitazione. Fissatore esterno articolato, ma non per permettere al paziente di iniziare un movimento precoce, ma perché avevamo questo fissatore. Qui vediamo il controllo a 60 giorni, la frattura è guarita, non c'è puls ulnare, tilt radiale accettabile e non c'è lussazione. La clinica a 90 giorni è rimasto un lieve deficit di flessione, abbiamo però recuperato una buona estensione. Passiamo al secondo caso clinico, una frattura articolare di polso di un uomo di 39 anni, anche qua ha fatto una riduzione manuale, ha confezionato un gesso antibrachio metacarpale e fatto un approfondimento TAC in quanto una frattura articolare. Possiamo vedere che anche in questo caso il volar rim è un frammento abbastanza piccolo, 13 mm, e comunque avevamo un plus d'ulna di 5 mm, quindi entrambi i criteri di instabilità e di fallimento più che altro che abbiamo visto prima. Abbiamo quindi deciso di eseguire una sintesi con una placca dedicata che ci ha dato la possibilità di essere posizionato oltre la linea spartiacque e quindi eseguire una riduzione anatomica e una sintesi stabile. Il paziente ha mantenuto poi una valva di 15 giorni nel post-operatorio e un tutore parziale ad uso notturno per circa 30 giorni. E questo è il controllo a 5 mesi dove abbiamo comunque un ottimo recupero della flessoestensione. Quindi il concetto che ultimamente viene stressato molto è quello appunto della sintesi frammento specifica. Infatti un articolo piuttosto recente ci ripropone delle sintesi proprio per ogni singolo frammento e queste, come abbiamo visto prima, sono alcune placche che ci consentono di fare questo trattamento. Qui vediamo infine che alcune case che producono placche, addirittura sulla base della classificazione delle fratture, ci propongono alcune placche piuttosto che altre. Quindi è molto importante entrare in sala operatoria, questo è il messaggio, con la consapevolezza di quali sono i frammenti che non possiamo tralasciare, quei frammenti che ci daranno poi sicuramente una stabilità del carpo, proprio perché su quei frammenti ci sono dei legamenti fondamentali per il nostro risultato. Io finisco qua e vi ringrazio. Bene, grazie Elisabetta. Iniziamo la discussione. La prima domanda è per Michele e è sulle impending malunion. Uno dei colleghi chiede entro quanto riesce a trattare una frattura di polso che ha perso una riduzione o che ha una riduzione comunque insoddisfacente. Allora, sulle nascent malunion, ovviamente prima si interviene meglio è, però io ho trattato casi anche a distanza. Purtroppo è chiaro che la qualità dell'osso in questi casi fa la differenza. Comunque l'idea si parte sempre con un tentativo di una riduzione quanto più anatomica possibile, per cui una sintesi di tipo interno con placche. Questo, diciamo, tu mi vuoi dire una cosa temporale, entro quanto ti direi il più possibile, ma non ti direi se dopo 2 mesi non lo faccio, no, lo faccio anche dopo 2 mesi. Sì, secondo me, io mi permetto di aggiungere, io sono d'accordo con te.
La cosa fondamentale secondo me è l'uso del bisturi, perché prima che ossifichi il focolaio di frattura ci passa veramente tanto tempo e a 2 mesi si ritrova facilmente la linea di frattura. Certo, non trovi bene gli incastri, però lo puoi fare senza dubbio. Ecco, passiamo invece, andiamo un pochino più avanti nel tempo, c'è una richiesta, quali sono le tue indicazioni all'osteotomia? E forse qui potremmo distinguere magari fratture intraarticolari o fratture extraarticolari. L'indicazione in primo luogo è la clinica, nel senso se il paziente si lamenta della sua malconsolidazione, la malconsolidazione è una malconsolidazione clinicamente rilevante, perché sappiamo bene come non tutte sono clinicamente rilevanti. E l'indicazione ovviamente è la maggior parte delle malconsolidazioni che noi vediamo sono quasi sempre malconsolidazioni fortunatamente extraarticolari, e dove l'osteotomia, io do una indicazione piuttosto ampia all'osteotomia perché dà dei risultati veramente eccellenti a mio avviso in termini di ripristino funzionale e anche di soddisfazione del paziente stesso. È chiaro che sono più complesse tutte le malconsolidazioni di tipo intraarticolari, dove va fatto un planning veramente accurato e spesso richiedono un accesso dorsale, perché sono quasi sempre delle malconsolidazioni legate a un infossamento della superficie articolare e sono sicuramente hanno sicuramente una maggiore complessità e difficoltà tecnica. Bene, Elisabetta, vuoi aggiungere qualcosa? Io in realtà avevo una domanda per te, se posso. Nel caso clinico che abbiamo visto, dove sono state messe 3 placche, la placca dorsale di solito ha un'indicazione alla rimozione dopo guarigione. In questo caso toglieresti solo quella, ne toglieresti tutte e tre? Per evitare comunque poi di nuovo un doppio accesso, come si può gestire un caso del genere? Una stretta indicazione alla rimozione secondo me non c'è, certo se danno fastidio si levano subito, se sei a levare levi tutto, non mi sembra che un piccolo tempo per andare a palmare cambi sostanzialmente le cose, però le placche nuove, basso profilo, con finitura pollice, eccetera, eccetera, una stretta indicazione, se le metti sotto il periosteo, secondo me non c'è. Beh, io devo dire che i doppi accessi però danno sempre un po' di limitazione articolare, per cui spesso quando levi la placca migliora la funzionalità, o no? C'è da capire se il problema è del doppio accesso o della frattura che ha portato al doppio accesso. Tutte e due. Va bene, d'accordo. Questa è una querela che va avanti con Michele. Lui sostanzialmente è per levarle perché dice che levandogli migliora la flessione palmare, e su questo abbiamo avuto un po' di discutere in passato. Io sono per mettere il meno possibile il doppio accesso, però quando serve. Senz'altro. Un'altra cosa, un'altra domanda, l'indicazione a indossare cintura e bretelle, cioè quando è che dai indicazione a usare il fissatore esterno con le placche? E poi c'è un'altra domanda dopo. Io direi quasi mai, nel senso che sono casi veramente eccezionali, sono casi assolutamente eccezionali in quelle fratture in cui c'è veramente uno scompaginamento della superficie articolare, e per cui un fissatore come nel caso di Elisabetta è servito a evitare che fosse un rischio di perdita della riduzione ottenuta in conseguenza anche del corpo, per cui una neutralizzazione può essere utile solo in questi casi, ma sono casi a mio avviso molto rari. Certo, probabilmente quando c'è una combinazione importante anche a livello metafisario, con coinvolgimento dell'ulna, quando in buona sostanza hai bisogno di una distrazione. Da un punto di vista intraoperatorio, in questi casi può essere utile le torri di trazione,
però in alcuni casi selezionati effettivamente è utile anche nel post-operatorio. La seconda domanda è se per posso quanto tempo... Sì, come detto appunto nel nostro caso è stata fatta la sintesi con i fili e poi utilizzato il filtratore proprio per andare a scaricare la colonna centrale. Noi in sala operatoria ad esempio utilizziamo sempre la torre di trazione quando facciamo le fratture di polso. Certo. E l'altra domanda è per quanto tenete il fissatore esterno in questi casi? 45 giorni. Bene, il nostro Elisabetta? 5 settimane, il fissatore lì è stato tenuto 5 settimane. Bene, altra domanda, questa è per me. Dice, sul tuo caso c'era una frattura della stiloide, tornassi indietro la tratteresti? No, la risposta è no, di sicuro. Per me la frattura di stiloide ha senso se c'è instabilità, ma di per sé non vuol dire nulla. Quindi faccio la mia sintesi, finisco la sintesi, testo la lunare distale a 0,90-90, è instabile, c'è la frattura di stiloide, la fisso, altrimenti non la fisso. Voi come vi contenete? Stiloide? Mm-hmm. La stiloide, intanto normalmente parliamo della stiloide radiale, no? Giusto? Parliamo di stiloide... No, ulnare. Ah, ulnare. Scusa. Stiloide ulnare. Ulnare. Non avevo capito. No, io la fisso se c'è da instabilità. Se no, non la fisso mai. Molto spesso non dà instabilità una frattura della stiloide ulnare. Quando la dà, si deve fissare, certo. Elisabetta, c'è consenso? Sì, assolutamente. Il test intraoperatorio però è un test che si deve fare, è importante, soprattutto in queste fratture. D'accordo. La tipologia della frattura già ti fa capire se c'è instabilità o meno. Sì, certo, un tip l'instabilità non te la dà mai, una base te la può dare. Ecco. Poi, discorso diverso è se... La tipologia anche della frattura, del trauma... Ah certo, sì, senz'altro. In questo caso, dottor Rampoldi, un supporto artroscopico potrebbe essere più agevole per gestire questo tipo di fratture o comunque sarebbe eccessivo? Allora, se devi gestire solo l'ulna, secondo me è un po' eccessivo. Cioè, o dovresti avere... Il problema negli ospedali è sempre una questione di tempo, di... dello strumentario, insomma, purtroppo dobbiamo conciliare tante cose. Allora, per gestire una frattura dell'ulna non lo faccio, nel senso che faccio un accesso e la sintetizzo. Bene, passiamo al post-operatorio. Voi avete un protocollo unico o in base al tipo di frattura, in base al tipo di sintesi? Parliamo soltanto di sintesi interna, ovviamente. Vi comportate in maniera diversa. Elisabetta, inizia te. No, noi abbiamo uno standard, nel senso che se usciamo dalla sala operatoria e pensiamo che quella frattura, quella persona debba stare immobilizzata per un tempo ulteriore al normale, vuol dire che la sintesi non è una sintesi stabile. E quindi non usciamo dalla sala operatoria con questo problema. Poi ci sono dei casi, ok, magari il paziente è poco collaborante, un paziente di cui non ci fidiamo, però noi tendenzialmente diamo 15 giorni di valva nel post-operatorio e poi un tutore d'uso parziale, cioè il paziente pian piano inizia a svezzarsi dall'immobilizzazione, lo tiene di notte, però durante la giornata inizia a recuperare parte del movimento. Standard, sì, concordo, lo standard sono 15 giorni con un tutore fisso e poi 15 con e poi gli altri 15 con un tutore rimovibile. È chiaro che questo standard cambia ovviamente in relazione al tipo di frattura e in relazione anche al sospetto che tu hai di possibile lesione legamentosa, nel senso che se tu hai un sospetto di possibilità, anche che tu non hai valutato artroscopicamente, forse un 4 settimane di tutore non gli fa male.
È chiaro che non si va normalmente oltre le 4, le 8 settimane comunque. Allora, c'è una domanda interessante a parer mio. C'è un collega che dice: lavoro in un piccolo ospedale, anch'io. Dice: c'è ancora spazio secondo voi per il pinning, quindi fili e gesso? Assolutamente, lo spazio è in tutte le fratture articolari riducibili che hanno delle caratteristiche di instabilità. Un pinning con un gesso corto porta, in genere si ha un'ottima riduzione della frattura e si ha un ottimo risultato al termine del trattamento. È chiaro che va considerato l'età del paziente, se l'osso è molto fragile, questo può dare dei risultati non brillantissimi. Se il paziente è chiaro che parliamo di fratture riducibili, fratture che fondamentalmente extraarticolari, anche se diciamo, potenzialmente quasi tutte le fratture possono essere trattate quasi, diciamo, con un pinning. Se li metti in maniera corretta, credo che sia un sistema che abbia sicuramente molti vantaggi, in primis l'economicità e la rapidità, e non dimentichiamoci che noi utilizziamo sempre le placche, ma ancora oggi nessuno ci dice che facciamo la cosa migliore, almeno da un punto di vista dell'EBM, no? Perfettamente d'accordo. Elisabetta? Sì, assolutamente d'accordo. Avendo studiato in modo ovviamente corretto la frattura e consapevoli del risultato che possiamo ottenere con quel metodo. Ecco, non le metterei nelle fratture complesse, però. Esatto. Queste che abbiamo visto non le metterei. Bene, e io forse non le metterei nei pazienti anziani, perché il pinning è fondamentale. Nel pinning è fondamentale che l'osso sia buono. C'è un'altra cosa da dire, che probabilmente anche la posizione dei fili ha il suo perché. Se voi mettete i fili quando si fa la frattura di polso, inizialmente, prima si diceva sempre partiamo mettendo i fili nella stiloide, bene, quando si mette i fili nella stiloide provate a testare la stabilità, non tengo niente. Quindi molto probabilmente c'è anche un problema di come si mettono i fili. Forse c'è un problema ulteriore, che il pinning viene fatto in anestesia e sottoscopia, cose che in sala gessi noi non abbiamo. Quindi sono tutte cose da considerare nella discussione col pinning. Però, senz'altro, siamo tutti d'accordo, per il pinning c'è ancora spazio. Beh, il pinning deve essere un intervento normale, però, cioè va portato in sala operatoria, a mio avviso, è fatto secondo come fosse un intervento, ecco. Benissimo. Forse mi permetto di fare un'ultima domanda, e poi è sabato, insomma, se hai fatto una certa ora, magari si può anche andare a fare l'aperitivo. Le indicazioni, tu hai fatto vedere delle indicazioni molto precise. Ti senti di confermarle? Cioè, sono valori assoluti quelli? Per quanto ti spiego, per esempio, l'anziano. Sì. Il paziente anziano, il paziente low demanding, sono... Concludevo dicendo che ovviamente nel take-home message bisogna valutare il paziente, però c'è, a mio avviso, c'è sempre una scarsa valutazione di questo povero paziente anziano, che per non fargli subire un intervento chirurgico, che comunque viene fatto in un'anestesia di plesso e non ha un grosso impatto sulla salute del paziente, spesso si costringe il paziente a un trattamento spesso molto scomodo, che in realtà non ci dà, poi non dà al paziente una grande soddisfazione in termini di tante cose. Ma è chiaro che potrei farti vedere dei casi di fratture che avevano un'indicazione assoluta all'intervento trattata in gesso, in cui il paziente è soddisfattissimo. Diciamo, non ci può essere una regola universale, non possiamo dire che il paziente deve essere sempre operato se ha una frattura di un certo tipo, però diciamo che orientativamente una frattura complessa andrebbe operata. Poi se il paziente non lo vuol fare o ritiene che preferisce non farlo è un altro discorso, però una frattura complessa penso che abbia un'indicazione chirurgica.
poi indipendentemente dall'età, ecco. Bene, io mi dichiaro soddisfatto. Michele, se vuoi aggiungere qualcosa, altrimenti ringraziamo le tante persone che ci hanno seguito, Lotodi che ci ha dato questa possibilità e te in particolar modo per l'invito. Ringrazio il moderatore, ringrazio Elisabetta e ringrazio i partecipanti e un saluto a tutti. Grazie, buona serata a tutti. Ciao. Buona serata.